Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. In comunione con quanti pregano con noi attraverso Padre Pio TV, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro profeta Ageo, l'anno secondo del re Dario, il primo giorno del sesto mese, questa parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, e a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore. Allora fu rivolta per mezzo del profeta Ageo questa parola del Signore: mi sembra questo il tempo di abitare tranquille nelle vostre case, ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina. Ora, così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene sul vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete mangiato, ma non da togliervi la fame. Avete bevuto, ma non fino a inebriarvi. Vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati. L'operaio ha avuto il salario, ma per metterlo in un sacchetto forato. Così dice il Signore degli eserciti. Riflettete bene sul vostro comportamento. Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Il Signore ama.
lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i popoli di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Il Signore ama il suo popolo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, ed altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Cari fratelli e sorelle, la parola di questa mattina è molto significativa, soprattutto in ragione di una dimensione di culto che noi viviamo nella nostra fede e che si esprime attraverso il mistero del Tempio. La prima lettura ci ha ricordato come il profeta Ageo ha esortato il popolo, dopo la distruzione del regno di Israele in Giuda, di ricostruire il Tempio. Mentre invece il popolo si era preoccupato soprattutto di ricostruire le proprie case, di ritrovare la propria agiatezza, lasciando magari la casa del Signore, il Tempio, che pure era il centro del culto della fede ebraica, ancora distrutto dopo gli avvenimenti dell'esilio. E giustamente il profeta, come tutti i profeti in Israele che erano la coscienza religiosa di questo popolo, richiama invece a ricostruire quel tempio che era il punto di riferimento della fede di questo popolo. Altrimenti anche il benessere, anche la ricchezza o anche la sontuosità delle case proprie ricostruite non avrebbe dato la pienezza di una felicità e di una gratificazione a questo popolo. Questo episodio certamente evoca un altro episodio che è avvenuto successivamente, in Francesco d'Assisi, quando dal crocifisso di San Damiano Francesco riceve, possiamo dire, la missione di ricostruire la Chiesa.
La Chiesa non semplicemente come edificio fisico, materiale, ma la Chiesa come edificio spirituale. E dicevo, questa parola stamattina mette in relazione appunto il segno del Tempio con l'identità di una Chiesa che rappresenta il luogo della presenza di Dio. Sappiamo bene che chi ricostruirà il Tempio in maniera definitiva sarà Gesù, perché appunto, come lui stesso dice, distruggete questo Tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni, farà capire che ormai nella sua persona inizia quel culto nuovo, spirituale, fatto in spirito e verità, dove quello che conta non è semplicemente l'aspetto materiale, quindi l'edificio fatto di pietre materiali, ma è soprattutto l'edificio spirituale, quello composto dalle persone, quello che ci rende pietre vive insieme alla pietra angolare che è Cristo, per costruire quell'edificio spirituale dove Dio manifesta la sua presenza e soprattutto il suo amore. Certamente attraverso il segno del Tempio Dio manifesta proprio questa volontà, e noi come uomini siamo portati ad esprimere anche attraverso i segni esteriori quello che deve invece essere la realtà a livello interiore. Un Tempio che deve manifestare un popolo, una comunità. Un Tempio che deve dire un culto fatto non solo formalmente, ma interiormente, in spirito e verità, nell'offerta totale della propria vita al Signore. Ed ecco perché allora, proprio nella prospettiva del Tempio, o se vogliamo del Regno di Dio, la figura di Gesù è centrale. Non a caso Francesco d'Assisi, nella sua esperienza spirituale e nella missione che Dio stesso gli ha affidato attraverso Cristo, che gli ha parlato attraverso il crocifisso, ha cercato di ricostruire quella Chiesa che è il corpo di Cristo, quella Chiesa che ha saputo riedificare attraverso la sua esperienza spirituale. Ieri dicevamo che il Vangelo disegnava un po' il carattere dei discepoli di Gesù, che senza bastone né bisaccia e quindi nella sobrietà e nella povertà devono annunziare il Vangelo. Oggi la parola sembra, proprio partendo anche dall'esperienza di Francesco d'Assisi, ricordarci questa grande missione. Noi siamo le pietre vive del Tempio spirituale, di cui Cristo è la pietra angolare. Ed ecco perché è necessario incontrare Cristo, conoscerlo, amarlo, condividere pienamente la sua vocazione e la sua missione e diventare suoi discepoli. E il Vangelo di oggi ce lo ricorda anche attraverso un personaggio, potremmo dire, controverso, Erode, che certamente nel Vangelo non è ricordato come una persona buona. Eppure anche lui si interroga, chi è costui? Pensa ad un profeta risuscitato. Pensa comunque a Giovanni, secondo il popolo, così come si diceva, che fosse risuscitato, eppure Giovanni l'aveva fatto uccidere proprio lui. Si interroga sulla persona di Gesù e forse nella sua ampia intelligenza vorrebbe capire, vorrebbe sapere. La vita cristiana non è altro che un cammino alla ricerca di Gesù. Come dicevo, per conoscerlo, per amarlo e soprattutto per seguirlo. San Francesco questo ha fatto, pur essendo credente, ha rinnovato la sua vita e si è convertito. Si è convertito a Cristo, e cioè nella misura in cui ha incontrato davvero il Signore, anche la sua vita passata, che pure si muoveva in una fede magari superficiale, in una fede che guardava soprattutto al benessere umano e materiale, ecco, ha saputo invece cogliere nella persona di Cristo la rivelazione piena e autentica di Dio, il nuovo Tempio, il Tempio definitivo dove bisognava incontrare il Signore. E Gesù lo ha inviato proprio a riparare quella Chiesa, fatta di uomini, di battezzati, perché la Chiesa stessa, sia quella istituzionale, sia quella che possiamo dire definiamo come comunità, come popolo di Dio, potesse diventare ancora una volta il luogo pieno della manifestazione di Dio.
attraverso la vita dei suoi membri, la testimonianza dei suoi membri. Quindi la vita e la testimonianza che noi sappiamo rendere a Cristo. Tutti partecipiamo di questa costruzione. Tutti abbiamo il nostro ruolo, ciascuno di noi è una pietra di questo grande edificio. Lo Spirito Santo ci plasma proprio perché possiamo testimoniare pienamente e autenticamente quello che siamo. E la presenza di Dio ci santifica. Che questa parola susciti in noi appunto il desiderio di incontrare Gesù, per divenire sempre meglio una pietra viva di quel suo, del Tempio che è Lui. E ci renda come i santi, come Francesco d'Assisi, costruttori della Chiesa, e non distruttori magari attraverso il peccato e il cattivo esempio, ma testimoni autentici di questo nuovo culto in spirito e verità. Sia lodato Gesù Cristo. Erode ha dei problemi, degli interrogativi che mal impostati finiscono col diventare il suo tormento. L'anima trova luce, serenità e pace solo ponendosi in una linea di fede e in un atteggiamento di preghiera. Si degni il Signore di accogliere e gradire la nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo: rinnova la nostra vita, Signore. Rinnova la nostra vita, Signore. L'egoismo svuota la religiosità e uccide la fraternità. Non permettere mai, o Signore, che sacrifichiamo i tuoi diritti e il tuo culto e ci rendiamo sordi e chiusi alle necessità dei fratelli. Preghiamo. Rinnova la nostra vita, Signore. La nostra esistenza è retta quanto rispetta l'esatta gerarchia dei valori. Perché secondo l'ammonimento del profeta, anticipatore della direttiva di Cristo, sappiamo cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Preghiamo. Rinnova la nostra vita, Signore. Perché veniamo preservati dall'indurimento del cuore e della cecità spirituale che ci impediscono di cogliere la divinità di Cristo, Signore. Preghiamo. Rinnova la nostra vita, Signore. Perché il Signore ci tenga lontano dall'infedeltà alla sua grazia, dal rifiuto alla sua chiamata, dalla resistenza al richiamo della verità. Preghiamo. Rinnova la nostra vita, Signore. I nostri defunti che con cuore vigile hanno ascoltato la chiamata del Signore possano entrare preparati dall'eterno convito del cielo. Preghiamo. Rinnova la nostra vita, Signore. O Dio, luce eterna, dalla quale proviene ogni capacità di pensiero, dona alle nostre menti di cercarti con rettitudine e ai nostri cuori di anelare a te con ardore, perché ti possiamo trovare e amare, possedere e gustare. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo, tuo servo, nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordaci, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordaci dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, San Francesco, San Pio, che in ogni tempo ci furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremmo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma di soltanto una parola del mio stesso. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,
io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Venite voi tutti che siete in cammino, mangiate il mio pane, bevete il mio vino. Io sono la vita, vi do nutrimento, con acqua di fonte, con fior di frumento. Io sono preghiamo.
Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace.